Ciao ragazzi e ciao ragazze, secondo video della giornata Hilo Shopping Vestiti barra Tally Whale e Piazza Italia. Controllo col mio braccino bello, quello che vedete qua, che non mi si spenga la fotocamera perché stamattina dai numeri. E se ti stai ingelosendo perché ho chiesto per il mio compleanno una nuova fotocamera, cazzo, il mio compleanno è tra una settimana, non mi abbandonare. Allora, oggi sono particolarmente euforica. Sarà che sta settimana ho lavorato solo martedì, perché ero in permesso tutta la settimana, quindi sono felice, felice e per niente sclerotica perché, niente, c'è un peletto in bocca, per niente sclerotica perché grazie a Dio non ho avuto a che fare con la gente che viene in negozio, quindi sono happy e belin. Niente, c'ho un pelettino che lo sento ma non lo vedo. Ho ribattuto le sopracciglia 2 giorni fa, cazzeggio un attimo, parlo un attimo perché uno, sto cadendo dalla sedia, due, e devo essere sicura che la fotocamera non mi abbandoni. Ho ribattuto le sopracciglia, come vi stavo dicendo. Ora c'è tutta la crosta, sono orribili, c'è tutto lo schifo del bepantenol, unto e bisunto, però devono guarire, ma sono felicissima del risultato, quindi ci piacciono. E a chi non piacciono cambi canale, chi se ne frega. Faccio un paio di saluti. Salutiamo. No, sto perdendo tempo per evitare che questa stronza mi abbandoni di nuovo, perché non è che posso parlare a vanvera per delle ore, anche perché devo andare a farmi le unghie. Per cui saluto al volo la mia amica Ari che aspetta un bambino. Auguroni, patata, ciao! E poi niente, saluto a tutti, 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 tutti. Vi mando un bacione gigantesco, ringrazio come al solito di tutti i commentini. Bene, direi che possiamo andare avanti. Ah, mi è venuto anche tipo un crampo al braccio. Se la fotocamera mi abbandona mi metto a piangere. Fatto sta che parliamo di Tally. Sono passata da Tally Whale l'altro ieri mattina, perché appunto sono andata a Sestri a fare le ciglia, le sopracciglia. E passando da Tally avevano in offerta i maglioni lunghi, due maglioni 19,90. Cosa fai, non li compri? Ecco, appunto, il mio solito motto. E quindi ne ho presi appunto due, morbidissimi, che già mi piacciono di brutto, uno grigio e uno nero, proprio i colori dell'allegria. Classicissimo maglione lungo, che io essendo alta 1,01 m mi fa da vestito, perché sono 1,59 m, raga, lo devo ammettere. Quindi me lo metterò con un cinturone, un leggings e praticamente c'ho il vestito di lanetta addosso. Ah, tragedia, raga, sono ingrassata, mi viene da piangere. Eppure giuro, non è che mi ingozzo da mattina a sera, quindi vorrei capire com'è possibile. Sarà l'età? Sarà che ho 32 anni e ora qualunque cosa mangio, pum, mi esplode nella panza? Non si sa. Fatto sta che da aprile ad adesso ho preso 4 kg. Il che è praticamente una tragedia, perché io sono piccoletta, quindi appunto mi girano un po' le balle. Ma fa niente, speriamo di perderli. Teoricamente settimana prossima dovrei andare ad informarmi in una palestra a Sestri Ponente per fare pole dance. Preghiamo il Signore che io riesca a farla, perché mi sento abbastanza già impedita, però è l'unica cosa che mi ispira, perché la palestra continua a inviarmi messaggi per iscrivermi di nuovo, ma è inutile che mi iscrivo e faccio l'abbonamento annuale, che poi ci vado 3 mesi e mi rompo i maroni, quindi vedremo. Andiamo avanti, perché sto parlando a vanvera dei cavoli miei. Ho preso una felpa fichissima. E a proposito di Arianna, ciao tesoro, ti riparo, ti risaluto. Ti ricordi i leggings che mi hai visto su Instagram, che mi hai detto fichissimi, mi piacciono un sacco, dove li hai presi? Bene, erano i leggings di Piazza Italia, come ti avevo detto. Piazza Italia ha pensato bene di fare anche le felpe uguali, quindi me la sono comprata ieri sera, ero abbinatissima con la felpa e il leggings uguale. E appunto l'ho presa così, grigia, con tutto il maculato nero come i miei leggings. L'unica cosa un po' che così, insomma, magari rosso, anche no, è che ci hanno fatto la scritta e l'aceto rosso. Sì, non ci sta male, però io boh, l'avrei visto magari di un altro colore. E caruccia, caruccia, pagata 16 euro mi sembra. Ora appena trovo il cartellino magari te lo dico. Poi andiamo avanti. Ah, ero andata alla Piazza Italia perché c'era il 50% di sconto su parecchi articoli, ovviamente quelli che ho preso io. Metà erano scontati, metà no. Infatti ho preso un paio di scarpe che il mio fidanzato odia, quanto le ballerine probabilmente, ma che d'inverno sono veramente comode. Io non me le metto per andare in giro, me le metto semplicemente per partire da casa mia e arrivare a casa sua, perché fa un freddo bestia, e io con queste mi sento bella al calduccio, ed eccoli qua. Sono
Sono i classicissimi Hug, diciamo, la copia degli Hug. Forse si possono anche girare, ma io li porto alti. Qua dietro hanno delle borchiettine, delle stelline argentate, all'interno sono super super pelosoni. Colori, li ho presi grigi perché io ne avevo già un paio senape, ma appunto senape lo posso sfruttare meno, il grigio invece lo metto un casino su qualunque cosa. Cioè io tanto d'inverno mi vesto particolarmente scura, quindi il grigio ci sta. Questi qua li ho pagati 14,95. Poi, magliettina invece, scontata al 50%, veniva 9,95, quindi l'ho pagata meno di 5 euro. Classicissima magliettina stile Piazza Italia, color taupe, con l'inserto bianco, taglia media perché appunto la mia asciugatrice fa dei disastri, mi asciuga le cose e me le stringe. Quindi io prendo la taglia un pochino più grande da Piazza Italia perché di solito la loro roba mi si stringe quasi sempre. E allora, prevenire, come diceva Mentadent, è meglio che curare. Stamattina deliro. Fa niente. Ah, poi qua c'ho un regalo, ma è già impacchettato, quindi stica. La mia amica Sonia ha fatto gli anni domenica 26. E qua c'è il tuo regalo. E non vi dico cosa sono, perché sennò, vabbè, lei non credo guardi i miei video, però se per sbaglio apre il computer e guarda il mio video, mi frega. Quindi devo mettere la coccarda al pacchetto, ho già impacchettato tutto, amore, dopo, appena ci vediamo al mio compleanno ti do il regalo del tuo. Poi andiamo avanti, il catalogo di Piazza Italia non ci interessa, cioè, meglio, mi interessa a me dopo, ma a voi no. Oppala, felpetta, 50% di sconto. Veniva 16,95, quindi pagata 8,50 praticamente. Guardate mo che carina che è. Felpettina classicissima, però con questo ghirigoro tutto di Swarovski, pietrine, eccetera. Troppo carine, secondo me. Cioè le trovo veramente carine, carine. Cioè di tutti i colori io l'ho presa grigia perché ero nel mio momento di grigio, ho comprato tutto grigio. Io vado a periodi, è tutto nero, è tutto grigio, l'altro giorno ero grigia. Infatti, proprio perché sono grigia in questi giorni, ho preso un paio di leggings, di quelli cicciottoni, carichissimi, proprio belli pesanti. Questi pagati 9,95 a prezzo pieno, ovviamente. E sono maculati anche loro. E c'ho la fissa del maculato, raga, che devo fa? La cosa figa è che sono belli, belli spessi, cioè quasi Atos, a cuccia. Vai a cuccia. Impazzito. Belli spessi tipo quasi quasi tuta, cioè sono veramente proprio spessissimi, li puoi mettere anche da soli secondo me. Fai un po' il bravino, amore, che ho quasi finito il video. E poi allora ho preso un'altra cosina che è una maglietta abbastanza pesantina, quindi quasi felpina leggera, che aiuto, a Cri non è piaciuta, però pazienza mia, che devo fare? La metterò per andare a lavorare. E davanti è fatta così, con tutto questo ghirigoro di simil borchette dorate. Io la trovavo molto bellina invece. E dietro è così, c'ha il taglio e c'ha questa parte morbidosa bianca. Non me la metto oggi semplicemente perché è venerdì e porta sfiga mettersi le cose nuove di venerdì, ma l'avrei messa più che volentieri. Quindi caruccia, mi piace un sacco. Era scontata al 50, se trovassi anche il prezzo originale. 19,95, quindi l'ho pagata 8,50 tipo, una cosa del genere. No, 9,50, sì, 9,50. E poi, ultima cosa che non c'entra quasi niente, ma chi se ne frega ve la faccio vedere, sono elastici. Elastici per capelli, 2,95, di quelli ciccioni, che non ho preso per i capelli. Ma che ho preso perché? Perché questa sera io mi vestirò da strega per Halloween e il vestito che ho preso, siccome non l'ho preso dove vado di solito, scusate, aiuto. Di solito vado a Quarto dalla Strana Casa, che è un negozio fantastico che c'è qui a Genova, che affitta abiti per Halloween, ma c'ha delle robe da paura, c'ha delle cose fichissime. Fatto sta che noi ci siamo, tra virgolette, svegliati tardi perché non sapevamo se dove facciamo di solito Halloween, quest'anno ci sarebbe stata la festa o meno.
mentre di solito lo sappiamo con largo anticipo, l'abbiamo saputo il 24, il che era molto tardi, visto che oggi è 31, cioè una settimana prima di Halloween è un casino, nel senso che noi siamo andati là e andavano solo su appuntamento, perché erano talmente a tappo di gente che non ce la facevano a stare dietro a tutti, a far provare i vestiti a tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi ci siamo ritrovati il 24, che ci siamo sentiti dire: no ragazzi, non ce la facciamo, vi dobbiamo dare un appuntamento eventualmente. E io non sapevo ancora se avrei lavorato, se non avrei lavorato, quindi non potevo prendermi un appuntamento per andare a vedere dei vestiti che poi magari sfumava. Dovevo trovare una soluzione subito. Quindi abbiamo purtroppo dovuto dire no alla strana casa e arrangiarci in qualche modo. Fatto sta, siamo andati da Toy Center per prendere un regalo e abbiamo trovato che c'era la zona Halloween. Quindi ho preso un vestito da strega molto molto easy, nero, lungo, con lo spacco su un fianco, maniche lunghissime, tipo a pipistrello, e molto easy, nel senso con un cinturone alla vita. Però queste maniche lunghissime sono talmente lunghe che tipo mi arrivano qua. Allora io ho pensato la genialata, le arriccio un pochino, ci piazzo questo all'altezza del braccio e poi, cioè, praticamente faccio trasbordare la manica che avanza. Quindi riesco a trovare una via di mezzo, ovvero faccio arrivare la manica qua, mi scenderà tipo doppia manica qui sulla spalla, ma sta bene, sono tranquilla, non mi dà fastidio, posso bere tranquilla, mangiare tranquilla senza menate di balle stasera. Quindi appunto ho scelto questi ciccioni in modo da non segarmi il braccio, sì che Halloween ma non voglio diventare blu cianotica. Per cui ho preso questi, che poi all'uso mi verranno anche comodi perché sono proprio bellini, sono belli morbidini e devo dire che mi piacciono. Quindi stasera per il vestito utilizzo questi, minima spesa, massima resa, c'ho anche il ragnaccio malefico lì per la cintura e siamo a posto. Questo lo applicherò proprio sul cinturone perché aveva un coltellino finto orribile attaccato, io l'ho staccato. Molto bene, a questo punto direi che il nostro video di I Love Shopping vestiti è terminato, spero come al solito di avervi fatto compagnia, vi mando un bacione enorme, questa sera voi che fate? Vi trasformate, sì, vi truccate, fate qualche festa di Halloween, andate fuori, andate per locali, fatemi sapere raga, fatemi sapere che sono curiosa. E io, se non fossimo andati come tutti gli anni in Cambusa, avrei un po' tampinato il mio fidanzato per portarmi a Garlasco, alle rotonde di Garlasco, perché c'è appunto nella discoteca Gigi D'Agostino per 12 ore no limits, e sinceramente mi sarebbe piaciuto un sacco andarci per Halloween, però vabbè, vedremo magari l'anno prossimo. Quindi vi mando un bacione gigante, al prossimo video, ciao!